le intenzioni. Il diritto, anzi, specialmente nei suoi stadi più progrediti, se ne occupa, ma solo quando esse si sono estrinsecate nell'atto e servono a spiegarne e definirne il carattere giuridico. Quindi noi sulla base di questi concetti sappiamo perfettamente che le intenzioni di chi governa oggi in Italia sono malevole, i fatti sono ancora peggiori delle loro intenzioni. Così, se Cristo può sentenziare giustamente, secondo la morale, che adulterio non è soltanto possedere la donna altrui, ma anche averne la semplice volontà, lo stesso non può fare il magistrato, il quale, per poter dare una sentenza, ha assolutamente bisogno che questa volontà si perfezioni prima in una azione qualsiasi. È proprio in questo senso che crediamo esattissima la famosa massima di Ulpiano: cogitationis penam nemo patitur. Nessuno abbia una pena per una cosa che lui ha pensato. Questo è il grande Ulpiano. La morale dunque si limita essenzialmente allo studio delle intenzioni umane e ad esse risale sempre ed è norma intelligenti unilaterale e subiettiva, mentre il diritto si occupa delle azioni ed è norma agendi bilaterale e potenzialmente sempre coercitiva. La morale si può considerare perciò come l'atto incoattivo o iniziale del diritto ed il diritto come l'atto realizzativo e integrativo della morale, cui è legato da un rapporto d'effetto a causa, per la stessa ragione per la quale l'azione si considera come il risultato dell'intellezione. Ma bisognerebbe parlare di questo libro soltanto di quello, perché è d'accordo, abbastanza difficile. Vorrei quello che vuoi, in ogni da caso, uno che legge concetti. In ogni caso io sto gettando l'ancora, ne riparleremo in futuro. Avanti, ritorna sull'argomento, perché sennò non è possibile. La morale, una persona, dopo che ha sentito un'ora di riesca a capire al volo. La morale, perciò, la potremo chiamare etica soggettiva e il diritto etica obiettiva. Tu te ne devi rendere conto. Questo è il concetto di giustizia sapiente, sto finendo. Diritto, giustizia, giustizia sapiente. Considerazione queste in base alle quali deduciamo dal concetto logico della morale il concetto logico del diritto, cioè il coordinamento obiettivo delle azioni di più individui. Dalla morale ideale o virtù il diritto ideale o giustizia, cioè il coordinamento obiettivo delle azioni secondo un criterio ego-altruistico, dalla morale ideale obiettivamente benefica all'umanità o virtù sapiente, il diritto ideale obiettivamente benefico alla società o giustizia sapiente, cioè il diritto nazionale. Io è qui che volevo arrivare, perché esiste un diritto nazionale, noi dobbiamo affermare saldamente, coercitivamente, il diritto nazionale contro questo pseudo diritto internazionale, che è soltanto il diritto inventato, costruito da lor signori per dominare i popoli. Virtù sapiente è, come è dimostrato, il bene morale e materiale della nazione, aristocraticamente intesa. E con questo chiudo. Noi siamo fautori e sostenitori del diritto nazionale, del diritto superiore, che è legato intimamente al concetto di salvaguardia della nazione, del popolo che costituisce la nazione. Questo è il nostro diritto, l'altro diritto noi non lo vogliamo prendere nessuna considerazione, soprattutto se è falso, artatamente imposto da una magistratura assolutamente asservita tramite mafie, camorre, massonerie al potere finanziario di loro signori. E quindi noi affermiamo un diritto nazionale che esiste in quanto è un diritto sapiente legato ai grandi sapienti che hanno fatto la storia dell'Italia, perché i grandi del diritto, a cominciare dai latini, sono tutti italiani. Arrivederci a tutti.